Oggi iniziamo già dai piani alti. Questo devono slittare più avanti. Qui si metterà un bel 330 watt, là un 120 watt e lì un altro 120 watt, più il 160 esistente. Andiamo a 900 watt. Lavori procedono. I pannelli sono stati staccati tutti e quattro. L'unica cosa che è stato usato un silicone troppo aggressivo e ha fatto un danno sulla vetroresina. Quindi ora devo andare a prendere dei pezzi di plexiglass, tanto qua ci verrà quel pannello, per incollarli sul tetto. Andiamo a cercare plexiglass o alluminio, ora vedo cosa trovo. Siamo andati a prendere il plexiglass per fare, diciamo, le riparazioni di dove è successo il problema. Questo pannello è già pronto per essere riposizionato qua più avanti. E intanto ho aperto la cassetta. Sorpresa. Per togliere il cavo che gli arriva. Guardate che bello, eh? Questo è un lavoro che metà è stato fatto non so dove e metà anche in Marocco, se non sbaglio, perché quel pannello là è stato messo in Marocco. E tra l'altro non era neanche collegato, perché avevo visto già l'altra volta questo sistema. Vabbè, cerchiamo di risanare la situazione e fare una cosa come va fatta. Here's to the good days, here's to the sorrows. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Allora, pannellone messo. Ora stiamo facendo le staffe, perché uno da 120 lo mettiamo lì e l'altro lo mettiamo lì, che in teoria andavano uno lì e uno qua, ma siccome qua la parabola al 90% delle probabilità potrebbe rompere le scatole, abbiamo deciso di metterla davanti, così è quasi impossibile che la parabola sia da togliere, da tirar giù, ecco, per far luce sul pannello. Ora andiamo a mangiare. Andiamo a vedere cosa ci ha preparato la signorina Jessica oggi per pranzo. Tu ci fai lì, amore? Bisug. Polpo con le patate. Ah. Questa la mattina che cucino. Ma sì. Batterie ce n'è, sì. Se no ci attacchiamo agli altri, vediamo se c'è qualcuno che ci dà della corrente. Amore mio, vieni qua, dammi un appetito. Pranzetto fatto, qua c'è da lavare i piatti per un esercito. Pippotto fa la pappotta. E io e Christian andiamo a continuare, perché il tempo, siccome non è un granché, bisogna darci una botta, almeno a far la calata fino a giù dei cavi e poi aspettare il regolatore, quindi bisogna darci dentro. Allora, finito di mangiare, sono andato avanti col lavoro. Ho dovuto andare avanti di corsa perché ora si sta aprendo, che è pomeriggio tardi, ma ha minacciato parecchio che doveva venire giù l'inferno. Allora ci ho dato una botta a finire di fare quello che è l'esterno. Ho tirato già giù i cavi, sono arrivato dalla dinetta dove devo mettere il regolatore. Ora ho sistemato il tutto, vado a ritirare il regolatore e i pacchi, vado a fare carica e scarico, mi faccio una bella doccia e stasera andiamo a mangiarci insieme a Osvaldo, insieme ad Osvalda e Angelo, no! Una bella pizza. Tu a testa non ti ricordi mai. Insieme a Osvaldo e Angela, una bella pizza. E poi domani finiamo col mettere il regolatore e collegare, vedere il collegamento del parallelatore. Andiamo a prendere i pacchi ora. Pacchi presi, ora andiamo a fare carico e scarico e un attimo al brico a restituire una cosa che non mi è servita e prendere un'altra che mi serve. Carico e scarico fatto, doccia fatta. Recuperiamo Christian e torniamo a Torremolinos per prendere Osvaldo e Angela e andare a mangiarci una bella pizza. Andiamo a mangiarci una bella pizza. Però stavamo pensando io e Angelo che quasi quasi chiamiamo Uber, perché col treno sennò non arriviamo più. Sì, già alle 8:15. Abbiamo fatto tardi. Sì. Vabbè. Chiamo zio Uber. Sì, chiamiamo lo zio. Ci vediamo tra un po'. Arrivati con Uber in centro a Malaga. Guarda che bella illuminata Malaga di sera, eh? Andiamo a fare una bella cenetta e riempiamo pancino. Guardate che bella la cattedrale vista di sera, illuminata. E Osvaldo e la moglie non c'erano mai stati, quindi vi stiamo facendo scoprire un bel posticino. Ah, pizze prese. Pastorella per il Christian con un bordo ripieno di ricotta, se non sbaglio. Ghiottona per il signor Osvalda. Osvaldo. Ciao. E anche Jessica. E noi stiamo a guardare. E io e Angela guardiamo. Gli angeli sempre per ultimi. Marca, tanta pazienza ci vuole questi angeli. Buon appetito, bro. Buon appetito. È arrivata anche la mia tricolore e quella dell'Angela con le polpettine e 5 formaggi.
Arri, buon appetito a tutti. Buon appetito. Cenetta fatta, ora torniamo alla base. Guardate quanta gente c'è e siamo in settimana in centro a Malaga. C'è il mondo. Mondo no, però c'è parecchia gente. Per essere una serata in settimana. Dopo una bella pizzetta abbiamo fatto due passi, siamo andati a prenderci poi il trenino per entrare, siamo tornati alla base. Ora siamo cotti come le bisce, ci vediamo domani che finiamo di montare il regolatore e le ultime cosine sul camperozzo di Osvaldo, con il nuovo upgrade, poi loro vanno in direzione Marocco e noi non lo sappiamo, quindi vedremo dove andremo noi, tutti che arrivano, fanno tappa da casa su quattro ruote e poi via. E se rimane. E noi rimaniamo sempre qua. Vabbè dai, qualcosa ci inventeremo anche noi. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani col fine dei work in progress. Buenos días a todos. Oggi ho finito l'installazione nel rapido di Osvaldo, collegati i pannelli, è bello contento perché ora entrano 42-43 ampere. Ho messo anche il parallelatore, quello della CBA apposta per le batterie a litio e basta, abbiamo finito. Ora pranziamo. Cosa ci prepara di buono Jessica oggi di pranzo? Vado. Nada? Alla Caritas. Cosa ci fai da mangiare? Pasta con ragù. Ah ok, dopo ve la facciamo vedere. Bernice da ieri pomeriggio che fa la cacchina un po' molla. Ah, la fa ora... un po' molla. Acqua. Ora chiamo il veterinario per chiedere se la cura cortisonica che ha fatto che potrebbe aver inserito. No, o chissà cosa può essere. Tu cosa fai, principino? Dai, vai da papi, va. Mio bambino. Vai. Dai, vai da papi. Con tuo papi. Non sei contento. Buongiorno. E non mordi. Buongiorno. Di chi è questo monello? Di chi è questo monello? Monello. Miau. Un gattino fa. Non fa gattino. Il gattino? Miau. Miau. Sembra una macchina che passa di cosa. Miau. Ne? Monellino che non sei altro. Ci vediamo dopo con la pasta, va? È arrivata l'ora della pappa. Bel piattino di pasta ragù oggi ci voleva proprio. Questo freddo fuori che c'è scalda l'ambiente. Buon appetito. Buon appetito. Guardate che bel ragù, eh? Trovarla una donna essere... così. Deve essere buono. La carota era cruda. Eh? Mm. Qua c'è un'altra, sì. Tu assaggiare? Cotto quasi un'ora. Allora, abbiamo concluso il tutto con Osvaldo e Angela, yeah. Così ho ricordato anche i nomi. Strano. Strano, molto strano questa cosa. Ora li salutiamo, che sta loro... Sta piovendo. Come? Ah, perché sì, sì perché ho sbagliato il nome, non sta piovendo. Li salutiamo, loro proseguono il viaggio da una parte, noi da un'altra e ci rivediamo. On the road. Venite, dai. Soddisfatto delle ampere che entrano ora? Di sì, adesso bene. Mi sembra centrale nucleare. Bene, ora puoi vendere la corrente. Ci vediamo ciao, alla prossima, ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao Pippo. Pippo, ciao. Ma Angela si è anche innamorata di Pippo. Sì, molto. Ciao Pippo, saluta. Non Pippo. Dire le brutte parole però, Non fare il allora, monello. Pippo. Vabbè, sei arrabbiato, abbiamo dai, ciao. Abbiamo il chiodo fisso che dobbiamo portarlo dall'Angela, Pippo. Buona, saluti fatti. Loro si muovono, noi ci muoviamo che devo andare a cercare un raccordo del lavoretto che avete visto l'altra volta, della finestra, le grigie elettriche, via dicendo, per finire di montare un miscelatore, così poi siamo svincolati anche noi. C'è da fare ancora qualche lavoretto a casa su quattro ruote prima di mettersi in viaggio, in movimenti, in cose strane, però diciamo sono pastiglie dei freni, olio, filtro, manutenzione. Ci possiamo iniziare a muovere la radio, devo fare sta cavolo di radio perché mi sta rompendo le scatole, quello proprio è il... prima di tutto devo farlo. Devo cercare anche quella radio lì del 360, se devo farmela spedire. Da qualche parte, se no. Devo intanto vedere i tempi e via dicendo, devo fare un po' di cosine. Però, avendo sempre da fare, quando poi c'è quelle poche ore libere, stai diciamo con la famiglia, stai... Con Pippo. Con Pippo. E quindi non riesco poi a farmi le cose per me. Quindi ora stop! E bisogna resettare le situazioni. Monello. Vamo. Ho trovato il raccordo che mi mancava e siamo venuti al brico a vedere se questo raccordo mi vale per il tubo che devo montarlo.
così poi posso anticipare il lavoretto e cambiare un miscelatore, niente di particolare. Però questo era fondamentale, perché se no arrivava tra 10 giorni quasi. Perché poi la cosa non è tanto stare giorni in più e in meno, è che un conto è stare giorni qui quando che non devi fare niente, un conto è quando devi aspettare una cosa e vorresti muoverti, quello dà fastidio. Guardate che mezzo, ragazzi, dalla Svezia, perché c'ha tutti i faretti, barra LED, c'ha di tutto, che bello. Vorrei andare in Svezia solo perché devo montare tutte queste barre LED. Mettiamo anche su casa su quattro ruote, no, poi qua in Spagna mi rompo le scatole per il collato, quindi nada. Andiamo a fare un giro nel centro commerciale Plaza Mayor. Bene, abbiamo fatto il giro al centro commerciale, alla fine dove siamo caduti al Mercadona a comprare da mangiare, basta. Niente di che, sempre le solite cose, quindi alla fine non vi avevo fatto vedere niente perché è sempre lo stesso. L'aereo che ci atterra addosso. Eccolo là. Torniamo su casetta su quattro ruote, che è meglio, va. Buona, torniamo alla base, ci mangiamo un pezzo di brezza. Non so che base. Siamo senza base, senza fissa dimora. Tornati al punto base, che però non è lo stesso di sempre, ma siamo venuti nel parcheggio a Torremolinos, quello sul mare, che già lo conoscete. Jessica si è messa a preparare già cena, frittatina, zucchini, tiene un po' di luce, va. Già, sono le 8. Sì, vabbè. Qui si è stato un po' a cazzeggio, quindi poi ha preparato, tempo che si è fatto tutto. Pomodori, zucchini e frittatine, stasera light. Light, ma ci ho messo un'ora a cucinare. Beh, non è che perché ci hai messo un'ora hai cucinato pesante. Light nel senso che non è una cena pesante, cioè, sì, light in quel senso. Sembra che mangiare chissà che cosa, poi una frittata. Una frittata, cioè, ah, tu lo calcoli che ci hai messo un'ora e mangi poco, diciamo. Se cucini non un'ora dovresti... Non mangio niente di che, nel senso. Però cucina i zucchini, falli saltare, poi metti lì, fai i pomodori. Quelle cose un po' così. Vabbè, mangiamo, va. Risveglio da Torremolinos. Stiamo già in ordine di marcia oggi. Dobbiamo andare a prendere per Bernice e 2 giorni che fa la cacchina molto molla. Abbiamo chiamato il veterinario, può essere per la cura cortisonica. Quindi l'abbiamo chiamata, ci ha detto che quello ci ha detto di andare in un negozio di animali a prendere tipo dei fermenti, presumo che siano. E buona. E prendiamo anche le crocchette, già che ci siamo, perché sono quasi finite. Avviamo il motore e andiamo. Arrivati a Malaga Nostrum, un centro commerciale che c'è qui, c'è il Kiwoko e tienda animal. Però siccome noi siamo registrati a tienda animal, andiamo a tienda animal, almeno accumuliamo qualche punto. Non mi hanno mai fatto un centesimo di sconto, però io ci provo ad accumularli. Non l'ho mai capito sti punti, non scadono tutte le volte che compri, ma non mi cambia mai niente. Vabbè, mettiamo qua. Abbiamo preso i pannolini, ora prendiamo le crocchette, che sono queste sicuramente verdi. Sì, ipoallergeniche. Ma la manica. E ora andiamo a chiedere le probiotiche. Vedi, gastroforte. Ma la disenteria, però sì, bisogna dargli i probiotici. Nel senso. Sì, proprio per te li abbiamo spesi. 126 euro, crocchette, probiotici per la cacchina. E le abbiamo preso, queste qua erano 2 per 1, sono le... Come si chiama? Salviette, no? Salviette. Sì, salviettine. Da mettere per terra, perché visto che magari... Cerate. Le mettiamo lì e le abbiamo preso anche un'altra cuccettina, che era 5-6 euro, così almeno da non lasciarla per terra, perché quella nuova che le abbiamo preso girerebbe le scatole se la sporca, sta monella, eh? Allora, tornati da prendere la roba di Bernice, io sono tornato qui che c'è il Bauhaus, che è tipo un brico. Ho preso un profilo d'alluminio da metterlo qua perché Pippo stava rovinando tutto il legno, così almeno non lo rovina più. Poi lo dovrò tagliare qua a misura. 2 tavolette di legno per dar vita ad altre 2 batterie.
è una griglietta che la devo sostituire a questa che è diventata tutta brutta, almeno un po' più carina, bianca, vediamo come rimane. Sempre giusto per avere lavori da fare, per non far mai niente su quattro ruote, eh? Comunque. Ora andiamo dove, non lo so. Le ruote lì che mi devo prendere un'altra scatola che mi ha disintegrato. E questa lì la diamo a Pippotto però, poi ci gioca mio bambino. Oggi è giornata estiva. Fa caldo oggi. Andiamo dalla Re Merlin a prendere la scatoletta che Pippo ha distrutto. No, no. Se noi ci mettessimo tipo un pezzo di lì davanti dove lui ci va sempre, un pezzettino di legno da dentro, che quando lui si ci appoggia non so perché si spacca il cartone, perché lui ci sale, col peso si spacca il cartone. Ho capito, che vita devo fare, cioè. E ci faccio giusto solo davanti, un ritaglino di legno. Secondo me no. Che se lui ci va non si rompe. Sì, ma sempre che te la può rosicchiare col becco. Quindi te la rovina lo stesso. La faccio tra battelli, cioè. Poi fa schifo, vedi il legno a vista, cioè. No, la fai a... Come lo fai, lo fai. La devi mettere da dentro, non da fuori. E come glielo fissi? Ma lo lasci lì così, c'è la roba dentro da vestire, lo tieni. Niente ragazzi, usciamo perché c'è una coda alle casse di 5.747 persone. Torniamo un giorno in settimana dove non c'è nessuno. Usciamo di qua. Perché sennò stavamo lì 16 ore per due scatole. Siamo tornati al parcheggio di Torre Molino, prepariamo pranzetto. Facciamo saltare sti funghi che erano da far andare. Aglio e prezzemolo, c'è del pollo e un pezzo di frittatina di ieri che è avanzato. Così togliamo un po' di quelle cose a metà che ci sono nel frigo da far andare, che girano e rompono le scatole lì. Pranziamo e via. E poi mi sa che nel pomeriggio mi inizia a fare qualcosina nel camperino. Voglio provare a lucidare i fari con quel prodotto che ho preso. Devo cambiare le pastiglie, fissare la tua radio in primis. Cioè fissarla per il momento, poi dovrò cambiarla, però intanto da farla funzionare ora e capire come la situo. E boh, un po' di cosine ce l'ho da fare. Finito il pranzo, abbiamo preso il caffettino, lavato i piatti, ora andiamo... Visto che c'è ancora sole, c'è bello. Andiamo alla Lidl, che non ho capito dov'è io, però. Dove siamo andati l'altra volta? Lì sotto. Ah, è vero. Andiamo alla Lidl là sotto. Se non mi ammazzo prima che cado. Che miseria, si scivola. Fare uno sgrassante per le unghie. Jessica sta cercando uno sgrassante per le unghie. Ho chiuso la gabina. Fate carini papagallini. Ma è pieno. È pieno quest'albero, sì. Eh sì, E monnelli che sono. Senti. Sono verde e bellissimo. Sì, senti, senti. Si arrabbiano. Sta litigando, mi sa. Che bello. Che bello. Inizia la primavera. Ah sì. Iniziano a fiorire gli alberelli. Guarda che belli, verdi e blu. Anche loro hanno un po' più di mangiare, povera Stella. Eh sì. Più che altro non lo patiscono il freddo, però sì, sicuramente anche per loro la primavera. Eh beh, sono temperature diverse, stanno meglio. Mangiano i semini. Guarda. Pensa come devono buttarsi la vita, E quell'altro c'ha la pappa sempre pronta. Volano sempre in coppia. È quasi raro vederli da soli. Siamo disperati, non sappiamo più che cosa prendergli a Pippotto. E poi si stufa delle solite cose, bisogna cambiare. Il mais però già lo mangia. Lo congeliamo, non glielo diamo. Lo congeliamo intanto. Una volta. Perché il mais non può mangiare troppo. Che rompi i balle tu lei. Un inni naturale, e metto roba grassa, non è che gli fa bene, puoi dargli un pochettino, ma è sempre roba grassa come i semini. E dopo Pippo prendiamo qualcosa per noi per cena. Stasera ci facciamo un po' di ciccia. Abbiamo preso io e Christian Black Angus, sì, sono tre fettine. Adesso che si è preso un filetto aguia, che è di vacuno, è un primo taglio lì, cos'è? Sì. Una facciamo così, pim pam. Tanto patatine fritte. Abbiamo un borsetto di quelle congelate però. Sì, già pronto. L'olio c'è da friggere, no? Sì. Mettiamo fuori e facciamo fuori. Poi quando sei alla Lidl non vuoi andare a guardarti queste
cavolatine che si trova sempre qualcosa da prendere. Guardate che bello questo kit con le poligonali, bello questo. Però poi c'ho tutto alla fine, manca poco e cose. Questo? Non c'è quello che va a 180 gradi, però boh. Nonostante chilometri di promozioni che ci sono, non abbiamo trovato niente che ci ispira. Ma Jessica sta guardando dei pantaloni e una maglietta. Da far luce con questi, vai a ballare? Eh? Solo roba sportiva, lei. E che non fa per noi? Non guardo altro. La guardiamo nelle cose sportive, non facciamo piace, sport. Le indosso le robe sportive, ma qui non faccio sport. Vedete, qui c'è gente che fa sport, con la rotella. Non mi piace guardare la roba sportiva e basta. Questi qui sono il Pinocchietto. Sì, come quello del Mario già preso. Siamo tornati alla base. Non so se ve l'avevo fatto già vedere prima, guardate che mezzo che abbiamo vicino. Bello, eh? Ah, pure le moto c'hanno. Ah, sono arrivati ora. Spettacolo. Rientrati alla base, Jessica si è messa dietro a fare l'insalata russa. Io mi sono messo dietro, avevo questo alimentatore collegato che stavo caricando delle batterie, però mi dava che erano piene, invece non era vero. Praticamente i cavi che c'erano originali erano squagliati. Quindi mai fidarsi di certe cose che ti danno in dotazione di primo equipaggio, tra virgolette, perché i cavi che c'erano dentro questo alimentatore li ho visti che non erano bellissimi, però ho detto per quello che devono fare, e invece nonostante potevano sembrare decenti erano bruttissimi, e infatti hanno caricato un pochettino e poi hanno subito ceduto. Ora li ho messo quelli che avevo già fatto io, più robusti, non scaldano niente, sta funzionando come si deve. Quindi non sempre quando si compra un kit già fatto dentro trovi cose come si deve, dove in teoria dovrebbero darteli, perché se è fatto per fare un determinato lavoro dovrebbe funzionare. Pippo, non far arrabbiare, eh? Che io mentre parlo tu ti fai gli affari tuoi, eh? No, 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 lì no, qua è il tuo posticino. Così abbiamo messa a posto i cavi, Jessica ha fatto l'insalata alla russa e ora poi quando è ora di cena ci facciamo la ciccia che abbiamo preso prima alla Lidl. Sempre che questo bambino non faccia il monello, che ora monello. Dove venire, dimmi, monello. Iniziamo a preparare la ciccia. Questa è l'entrecotte, quelle sono il Black Angus, le altre sono già a tavola insieme all'insalatina russa. Là c'è il Pippotto, però lo mangiamo tutto anche a lui, eh. E mentre è entrato il mini bro. Mini bro, sera, sera, notte, sera, giorno, notte, giorno, mattina. E ora mangiamo, eh. Eccoci la nostra ciccetta. Mini bro già un pezzo se l'è mangiata. Faccio quella di Jessica. Ti gusta? Ora proviamo. Proviamo, vediamo. Good appetit. E qua c'è l'insalatina russa che ha fatto la Jessichina. Vediamo che ora fa freddo. Sierra, Sierra. Via. Mentre mangiavamo abbiamo pianificato un po' il nostro futuro a venire. E praticamente un 99% rimpatriamo in Italia con anticipo, ma vedrete, scoprirete perché strada facendo. Quindi dobbiamo iniziare anche poi a prepararci. Vabbè, anticipiamo, non è che anticipiamo di 6 mesi prima, nel senso, quindi confronto all'anno scorso, forse un mese prima. Però bisogna prepararsi per il collaudo, per l'ITV spagnolo, perché l'anno scorso l'ho fatto poco prima di partire, quindi scadrebbe un mese dopo, e siccome non mi va di stare fuori dalla Spagna con il collaudo scaduto, lo anticipo di un mese, non succede niente, perdo io diciamo un mese, però almeno sono tranquillo e viaggio in sicurezza. Ora abbiamo fatto un po' di briefing del tutto, se si dice briefing mi sembra di sì. Andiamo a nanna e domani faccio già qualche lavoretto su casa su quattro ruote, sistemiamo un po' di cosine, mettiamo a posto un po' di cosine. Che male non fa. Poi domani probabilmente dovremo anche andare a fare carico e scarico, perché siamo al limite quasi. E niente, domani è una giornata impegnativa, sarà. Ci saranno da fare un po' di cosine, però almeno non ci stufiamo. Vi rendiamo partecipi e lo farete insieme a noi. Buonanotte a tutti.